New Entry 2011-2012. 15 artisti conosciuti in Toscana e in Italia, nomi come Oronzo Luciano Vittorio Ricci, fondatore del movimento Il Distruttivismo, o Susan Leyland, presente alla 54esima Biennale di Venezia, solo per citare alcuni di coloro che hanno scelto di far parte della dinamica associazione culturale Art Art di Impruneta e di esporre le loro opere in una grande mostra alla Galleria IAC. 15 artisti di valore per una grande mostra presentata come sempre da Fiorella Noci, presidente dell'associazione, in una affollata inaugurazione nel corso della quale ogni artista ha potuto parlare di sé e delle proprie opere agli intervenuti, pittori, scultori e fotografi, rappresentanti di tutte le arti visive che l'associazione accoglie con l'intento di diffondere arte e cultura sul territorio fiorentino e non solo. 60 le opere presentate in mostra, con l'allestimento curato come sempre da Patrizia Sabella in modo ottimale per la migliore fruizione. Due fotografi in mostra, Vincenzo Iannicello e Mariano Mellini. Quest'ultimo propone una originale interpretazione di una giovane donna. Se volete fare le foto, non le fate così. Sono tutti ritratti fatti violando le regole. E l'intruso dietro, una giovane donna con i baffi da uomo e così via. Sono tutte foto, sono un omaggio a chi viola le regole, che a me piace. Il bello di questa associazione è un programma fitto di iniziative. L'incontro fra fotografi, scultori e pittori, che è anche una cosa non comune. E poi la sala è veramente una bella sala, è accogliente e molto produttiva per l'esposizione delle opere. Questa è stata pensata in quanto mi ricorda molto il corpo di una donna, la forma del violino, la forma della chitarra, e l'ho voluta fare a pezzettini proprio perché si vede che sta crescendo e si sta trasformando in quello che poi diventerà, non si sa, per ora è fermamente una vera e propria metamorfosi. Ogni quadro è una storia, ogni quadro è una pagina di diario, possiamo dire che rappresentano degli eventi o delle emozioni che a me mi vengono, non so, assistendo ad un concerto, vedendo una mostra, anche camminando per strada. E gli eventi possiamo vedere lì l'11 settembre, che è una cosa che purtroppo ha colpito tutta l'umanità. Poi l'altro, quello lì accanto, è un'ascensione. Mentre l'altro sarebbe un pianista. Comunque la tecnica è sempre la solita. È una tecnica un po' particolare perché ci vuole del tempo per realizzarli. E oltre a questo anche perché sono grandi. E molte volte il foglio di 50, di 70% non mi basta. Mi ci vorrebbe anche più grande, il doppio, per mettere quello che vorrei, ecco. We'll be right back.
questi sono sovraimposizione del corpo umano, le linee fluide tonde del corpo, in contrapposto del disegno geometrico. Cioè l'architetto costruisce, fa il disegno e poi costruisce lo spazio, e il corpo umano anima lo spazio, e questo è quello che poi con i colori, io sono amante del colore, anche questo è sempre una figura che insieme a delle formule, dei disegni, fa questo motivo, questo progetto che ho portato, anche questo che è vetro resina, questo sempre lavorato su disegni architettonici e poi con la figura.